Desidero a questo punto leggere con voi alcuni versi dal Vangelo di Luca. Leggeremo al capitolo 24, quattro versi a partire dal verso 13 e che riguardano la storia dei due discepoli sulla via di Emmaus. Vangelo di Luca capitolo 24 dal verso 13. Mentre lo cercate, ricordo per chi non avesse ancora provveduto, avendo dei bambini piccoli e una sistemazione scolastica, che all'interno della nostra opera Nuova Pentecoste ai Piani Superiori abbiamo una scuola materna, la scuola Eden, per cui potete anche avvalervi di questa nostra attività. Avete trovato... Luca 24 verso 13, chi l'ha trovato dica amen. amen. In quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. E fin qui il testo che desidero meditare insieme a voi. E la mia attenzione è stata catturata da questo ultimo verso che abbiamo letto. I loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Credo che la maggior parte di noi conosce la storia, la vicenda a cui si riferisce questo brano. Gesù è morto, è stato sepolto, ma è risorto. Non tutti quelli che lo seguivano avevano avuto prova e dimostrazione visibile di questa risurrezione, ma alcuni dei discepoli e delle donne che appartenevano alla cerchia più intima, nell'andare al sepolcro avevano trovato questo vuoto. E alcuni di loro, in maniera particolare Maria, aveva avuto questo incontro con il Cristo risorto ancora nel luogo della sepoltura. Siamo quindi davanti a un momento importante della comunità cristiana, la resurrezione del Cristo. E nella vita spirituale di ciascuno di noi c'è qualcosa di molto importante che spesso passa in secondo piano, ed è appunto l'opera spirituale, salvifica, di grazia che il Signore Gesù ha compiuto nella nostra vita. La prima ragione per cui Egli è venuto a versare il suo sangue, a donare il suo corpo, qual è? quella che noi lo potessimo riconoscere quale figlio di Dio e potessimo essere riconciliati al Padre e per mezzo di Lui, così come scrive l'Apostolo Paolo, essere adottati da Dio e diventare figli e figlie di Dio. Quindi l'opera del Signore Gesù è di grande importanza per la nostra vita spirituale, perché questa adozione questa opera di figliolanza che Egli ci offre che ci permetterà un giorno di entrare nell'eternità. Eppure sembra che quando si vada a parlare di vita eterna molti storcono il naso, molti hanno difficoltà a credere a quello che non si vede. E qualcuno anche se non lo dice dentro di sé sì pensa ma credete ancora a queste cose. Io credo ancora a queste cose. Io credo a ciò che la parola di Dio porge alla nostra attenzione. Gesù ha lasciato detto, io vado innanzi a prepararvi un luogo, affinché dove sono io siate anche voi. Siete tra quelli che credono a queste parole? O siete tra quelli che hanno difficoltà a credere alle cose che non si vedono, che hanno difficoltà nel primo momento difficile della loro vita a dire ma forse vuoi vedere che non è proprio così come abbiamo creduto? Attenzione, ho detto come abbiamo creduto, non come abbiamo ascoltato. Perché quelli che sono credenti non sono quelli che si sono fermati all'ascolto, non sono quelli che hanno udito raccontare una storia, così come può accadere ai bambini quando gli si legge o gli si racconta una favola che dicono: Oh, com'è bella, mi piace. Il credente è appunto tale perché è uno che crede. E il credere non è avere una convinzione mentale. Il credere vuol dire avere una relazione con la storia che ancora ci è giunta. Il credere è sollecitato, è supportato, è stimolato, parte da quella che la scrittura definisce fede. E l'Apostolo Paolo scriveva agli Efesini, voi siete salvati dunque per grazia? Continuate il verso, mediante... La fede, è la fede che ci consente di afferrare l'opera di grazia che il Signore Gesù ci ha apportato. Si definisce opera di grazia perché il termine grazia vuol dire dono, regalo, vuol dire un qualcosa che non bisogna guadagnare, che non bisogna avere demeriti che non bisogna raggiungere dei traguardi con degli sforzi, non bisogna fare delle rinunce, non bisogna tormentarsi, non bisogna avere una raccolta punti per raggiungere e ricevere la grazia. La grazia è un dono di Dio che noi afferriamo mediante la fede. Ma assurdità delle cose di Dio, noi leggiamo ancora nella scrittura che la fede è anch'essa un dono di Dio. Noi siamo immersi in una dimensione dove di nostro non dobbiamo portare nulla, non dobbiamo sudarci niente perché il Signore Gesù ha compiuto ogni cosa. E ricordiamo tutti l'espressione sul legno della croce quando Egli alzando gli occhi al cielo e rendendo lo Spirito nelle mani del Padre poté dichiarare tutto è compiuto, questo tutto ci è offerto, ci è dato in dono, eppure spesso i nostri occhi fanno fatica a vederlo. Siamo partiti dalla storia di questi due discepoli che sulla via di Emmaus hanno deciso di lasciare Gerusalemme, hanno deciso di non sperare più. Nell'opera del Messia Gesù. E mentre sono sulla loro strada e sono in due, un terzo si accosta loro. E questo terzo, Luca ci dice nel Vangelo, Gesù stesso si accostò loro. Il cammino dei due di Emmaus. Può rappresentare il percorso della nostra esistenza. Quando decidiamo di andare da un posto all'altro, quando decidiamo di cambiare direzione, quando decidiamo di stravolgere il nostro modo di pensare, diciamo da oggi vivo in questo modo. E mentre intraprendiamo il nostro cammino, mentre i due discepoli stanno dirigendosi verso Emmaus, Gesù stesso si accosta loro. E questo è per noi di fondamentale importanza. Se abbiamo la fede che ci fa credere, è importante che crediamo che Gesù si accosta a noi. È Gesù che viene incontro a noi. È Gesù che si affianca sul nostro cammino. Noi non siamo in grado di andare verso Gesù. Nessuno di noi ha la capacità di trovare il Signore. È vero, la Scrittura ci dice cercate la faccia dell'Eterno finché lo si può trovare. Ma è uno sforzo umano. Chi sa dov'è la faccia di Dio? Chi di noi può dire dov'è il Signore Gesù? Anzi il Vangelo ci ricorda che Gesù diceva fate attenzione quando udirete e si dirà lì è il Cristo oppure il Cristo è dall'altra parte. Le indicazioni della scrittura ci indirizzano a una ricerca di Gesù, a una ricerca di Dio che non è nella visione umana, che non è nelle mura che si toccano, che non è nelle esperienze, nelle sensazioni e nell'emozione della carne, ma è nella consapevolezza di sapere che noi non siamo in grado di trovarlo, ma è sempre Lui a trovare noi. Questa è una grazia dell'Eterno. Sapere che Lui ci viene a trovare, sapere che Lui si accosta sul nostro cammino e il più delle volte noi restiamo come due discepoli sulla via di Emmaus, L'abbiamo al nostro fianco. Ma i nostri occhi sono impediti dal riconoscerlo. Cosa ci impedisce di riconoscere la presenza del Signore Gesù? Qui ognuno di noi potrà fare il suo elenco. Non c'è un elenco che vale per tutti. Non pensiate mai che nelle cose dello Spirito Ciò che voi provate a livello personale valgono anche per gli altri. Vi faccio un esempio che è davanti ai vostri occhi. In quello che è il nostro corpo ministeriale, vi accorgete che ciascuno dei servitori ha un suo modo di predicare, ha un suo modo di condurre le riunioni, è il nostro modo di condurre o di predicare riflette la nostra spiritualità, ma la spiritualità dell'uno non sarà mai migliore dell'altro, sono diverse sfaccettature di diverse relazioni con Dio. Il Signore non ci ha fatto con un unico cliché, l'uno copia dell'altro, ma la maturità del credente qual è? Di non aver mai la presunzione. Che quello che lui propone, che quello che lui vive è la cosa più giusta e più onesta e migliore delle altre. Ma il credente maturo saprà nel guardare il suo fratello, nel guardare la sua sorella, riconoscere un'opera di Dio in quella vita che è un'opera diversa dalla sua. Ed è nella diversità nella quale Dio ci ha posti e di cui Dio ci ha forniti che vediamo la grandezza del nostro Dio. La diversità non sarà mai un handicap, la diversità non solo razziale, ma la diversità di esperienza è una ricchezza della comunità. E l'Apostolo Paolo ci ricorda per mezzo dell'epistola ai Corinti che lo Spirito, che è sovrana, opera ovunque ed ovunque come Egli vuole. È sempre il Signore a fare la Sua opera nella nostra vita, non siamo noi a ordinarla. A volte qualcuno ha l'atteggiamento di chi entra in un ristorante, in una trattoria, si siede al tavolo, apre il menù e fa l'ordine. Per antipasto voglio questo, poi voglio per primo questo, secondo contorno. Ma solitamente dove si va ad ordinare... Alla fine cosa succede? Arriva sempre il conto. E con Dio c'è qualcuno che ha mai pagato un conto? Siccome con il Signore non paghiamo mai il conto perché Gesù che ha pagato ogni cosa non siamo in grado e in diritto di ordinare nulla. Ma tutto ciò che egli ci offre è sempre la cosa più buona e più giusta per la nostra vita. I loro occhi erano impediti. Cosa ci impedisce di vedere l'opera di Dio? Può essere la presunzione di sapere tutto noi, quell'atteggiamento di cui vi dicevo poc'anzi di voler pensare che ciò che si è vissuto, sperimentato, quello è, tutto il resto è discutibile. Ma ricordiamoci che il giudizio appartiene al Signore, che nessuno di noi è tenuto a giudicare, anzi peggio ancora, che chi giudica sarà... E a chi piace essere giudicato? A nessuno. E se non vuoi essere giudicato, sappi allora non giudicare. Molto semplice. I loro occhi erano impediti. Convinzioni, idee che a volte ci facciamo. E quando non sono idee e convinzioni nostre, forse è quello che vediamo attorno a noi. I condizionamenti esterni, anche quello che la televisione, i giornali, quindi la comunicazione ci propina ogni giorno, i fatti che vediamo accadere attorno a noi possono condizionare la nostra vista. E ci ricordiamo del servo del profeta Eliseo che vedeva le armate che arrivavano contro il popolo di Israele e i suoi occhi si fermavano a quello. Alla vista di quello che era un fattore contingente, una realtà storica presente davanti alla sua vista, quanto era invece diversa la vista del profeta che poté pregare e chiedere all'Eterno: Apri gli occhi del mio servo! E quel servo ebbe la grazia di vedere gli eserciti degli angeli. Gli eserciti del cielo ancora pronti a difendere il popolo di Dio. C'era un uomo che aveva una vista abbastanza lunga, una vista sostenuta da una forte preparazione scolastica, culturale, ma anche religiosa, una vista armata anche nel braccio perché era un militare. Ed era la vista di Saulo da Tarso, che aveva visto in quelli della nuova via dei nemici della fede di Israele, che aveva visto nei primi apostoli degli acerrimi nemici dell'ebraismo, e lui zelante nella fede di Israele, quindi armato della sua religione, armato della sua fede, si mette a disposizione per poter perseguitare i credenti di Gesù il Nazareno ma che cosa accade? lungo un'altra strada probabilmente simile a quella che conduceva a De Maus, ma che portava Saul a Damasco una luce dal cielo folgorò la sua vista e quali furono le parole che Paolo o Saulo udì? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E qui c'è un uomo che è forte della sua fede, è forte delle sue convinzioni religiose, ma davanti a quell'esperienza mostra tutta la sua pochezza spirituale. Chi sei, Signore? E qual è la risposta che ci offre il Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 9? Io sono colui che tu perseguiti. E qui abbiamo la storia di uno che era convinto di vedere, ma che nell'incontro con il Cristo risorto diventa cieco, perde la vista, la vista umana. E quando il profeta Anania sarà mandato a pregare affinché Saulo recuperi la vista, la Scrittura ci dice che come delle scaglie caddero dai suoi occhi. C'è sempre qualcosa che impedisce alla nostra umanità di vedere la divinità di Cristo Gesù. Ed è tutto ciò che ha a che fare con la nostra terrenità, con il nostro essere uomini e donne. È una fatica per l'essere umano vedere Dio ed è una fatica ancora più grande per un essere umano vedere e credere che Gesù, un uomo, sia stato il figlio di Dio ed è Dio. È difficile, la vista è limitata, ma la grazia di Dio è che Lui non ci costringe è che lui non ci obbliga, ma egli è colui che in maniera silenziosa si affanca sul nostro cammino. Il Vangelo di Giovanni all'ultimo capitolo riporta che dopo alcune apparizioni del Signore, dice, dopo queste cose avvenne, che Pietro e altri tornarono a pescare. E dopo una notte di pesca, Infruttuosa, Gesù si presenta loro, ma loro non lo riconoscono. Maria Maddalena che vede il Cristo risorto, il Vangelo ci dice che non lo riconosce. È difficile per gli occhi umani riconoscere un'apparizione divina. Ecco perché l'Antico Testamento ci dice che nessun occhio può vedere il Signore. C'è un'incapacità da parte dell'uomo di vedere Dio, c'è un'incapacità dovuta a tanti fattori, ma la grandezza e la ricchezza dell'Evangelo è che nonostante la nostra incapacità, lui viene a noi. Lui viene ad affiancarci, lui si affiancò ai discepoli di Emmaus e li accompagnò lungo il cammino, ascoltò ancora il loro sfogo, cercò di incoraggiarli, e soltanto nel momento in cui li lasciò, i due poterono considerare: non ardeva il nostro cuore mentre Egli era con noi, mentre spezzava il pane. E questo ci insegna che noi siamo in grado di riconoscere l'opera di Dio, l'intervento di Dio nella nostra vita, non nel momento in cui avviene, ma sempre e solamente dopo. Quando Egli è con noi non ce ne accorgiamo, ma quando non c'è, vediamo la sua opera. È un po' così come accade negli affetti e nei sentimenti umani, no? Quando le persone care non ci sono più, ci accorgiamo di quanto era importante la loro presenza, di quanto significava il loro essere lì, solo quando non ce l'abbiamo. E questa è un'altra deficienza dell'essere umano, apprezzare le cose solo quando non le si posseggono più. Ma con Dio non è un fatto di apprezzare. È un fatto che non siamo in grado di riconoscerlo, ma ciò che la nostra fede ci sfida a credere è che Egli è con noi, Egli è al nostro fianco, Egli è colui che ti sta accompagnando sulla via di Emmaus, Egli è con te se stai andando verso Damasco, dovunque hai deciso di dirigere i tuoi passi. Siccome questa sera sei qui, sappi che Egli sta camminando proprio con te. Egli è al tuo fianco, non lo vedi, non lo senti, non ti accorgi di lui, ma Egli è là. Perché Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Non lo vedi? Non importa. La mia fede, la tua fede, ci ricorda che Egli c'è. Lui c'è. E se Lui c'è, sarà in grado di indirizzare i nostri passi. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, porre attenzione alle sue parole. Possiamo non vederlo, ma possiamo ascoltarlo, possiamo udirlo. Stamattina dicevo ai cari di Casal di Principe, quella vocina che a volte chiamiamo la vocina della coscienza, che ti parla e ti dice ma cosa stai facendo? Dove stai andando? Ma sei sicuro? Fermati? Volgi altrove il tuo camminare? Che possiamo essere più sensibili a riconoscere la voce di Dio. Ma abbiamo un'altra grazia. Quello di avere la sua parola scritta. E quando facciamo fatica a riconoscere la vocina che parla dentro di noi, questa è la lampada al nostro piede. Questo è lo strumento che ci consentirà di non perdere mai la strada. Ma siate certi di una cosa, sono molto più i giorni in cui non lo vediamo che quelli in cui lo vedremo ma la nostra fede ci dice che Egli è con noi. Però questa sera possiamo provare ad usare la nostra fede. E c'è un coro che vorrei chiedere al pastore Stefano di proporci e di far sì che possa essere la nostra preghiera. Su degli occhi che sono chiusi e non lo vedono, cosa possiamo chiedere se non apri i miei occhi? E fammi vedere, Signore, è importante che i nostri occhi ti riconoscono, è importante che i nostri occhi ti vedano per sentirci più forti con Te, per sentirci incoraggiati, rafforzati, rinvigoriti, incoraggiati. Perché è vero che si fa sera, che vengono i giorni difficili, ma se tu rimani con noi, ogni difficoltà sarà superata con maggior facilità. Dio vi benedica, vi invito ad alzarvi.